Signore e signori, buonasera e bentornati al consueto appuntamento con il TG del Parmense. Un appuntamento domenicale, quello di oggi, un appuntamento che ci vede ritornare sul territorio, sul campo, proprio nei paesi e nei luoghi di cui vi raccontiamo la storia e le notizie. Quest'oggi ci troviamo a Felegara, dietro alle mie spalle potete vedere il paese visto dall'alto, una delle frazioni più importanti del comune di Medesano. Partiamo con la prima notizia che riguarda una parte un po' più in alto rispetto al posto in cui ci troviamo. Riguarda la Valceno, in particolar modo Varano, in particolar modo la Dallara, o meglio riguarda la Dallara ma riguarda un po' tutto il Parmense, perché è un grande orgoglio quello che si sta sviluppando in quel paese, una nuova macchina stradale che ha raggiunto tanti traguardi già nonostante non sia ancora entrata in produzione. Una macchina che abbiamo cercato di raccontare nei giorni scorsi, nei TG passati, e una macchina di cui oggi vi mostriamo dove verrà prodotta. Nell'ultimo telegiornale ci siamo occupati dell'interessamento di quattro ruote nei confronti della nuova auto della Dallara, una macchina stradale che è il sogno dell'ingegnere. Un progetto che ha riscosso un grandissimo successo, infatti tantissimi appassionati di macchine e di automobilismo che hanno disponibilità finanziarie sufficienti hanno prenotato l'acquisto di questa macchina, prenotato perché la produzione non è ancora iniziata, infatti il capannone è in via di costruzione, o meglio in via di finitura della costruzione. Le immagini che vedete le abbiamo riprese ad aprile di quest'anno, quindi qualche mese fa, e vediamo che gli operai stanno demolendo le precedenti strutture. Le immagini invece che vedete in questo momento sono il capannone come si presentava qualche giorno fa. Insomma, i lavori sono andati avanti molto speditamente, ci stanno facendo gli ultimi ritocchi, i ponteggi esterni per le finiture esterne, ma anche dentro c'è un gran lavorio. Davanti abbiamo trovato, come vedete, tanti camioncini per l'arredo, per le finiture, per i pavimenti, insomma il lavoro è davvero alle battute finali. Anche l'esterno si sta sistemando con la sistemazione e l'allargamento della viabilità, ed è interessante il fatto che la Dallara, questa fabbrica, sia costruita sulle basi della vecchia fabbrica dell'ingegner Dallara, ed è proprio qui che l'ingegner Dallara è partito con la sua azienda alcune decine di anni fa, e proprio vicino a casa sua. Questo per far capire quanto è importante il radicamento dell'imprenditore al territorio in cui costruisce la fabbrica, per far sì che una fabbrica sia davvero un motore propulsivo e di sviluppo di un paese, di un territorio. Insomma, un imprenditore locale, come si può dire in questo caso, che usciva di casa e arrivava in fabbrica, infatti la casa dell'ingegner Dallara è davvero due passi da questa nuova fabbrica, è un valore aggiunto importante per il territorio e per le zone che hanno bisogno di crescere come quella in cui si trova Varano e la Valceno. Insomma, le battute finali ci sono, la fabbrica sta per essere finita, si aprono quindi nuove prospettive di lavoro e di sviluppo per Varano, per la Valceno e per il Parmense. Una bella storia che racconta una Valceno unita per il bene dei suoi abitanti, una Valceno unita grazie a due imprenditori, infatti non è solamente grazie all'ingegner Dallara che questo progetto è stato realizzato, ma anche grazie a un altro imprenditore locale molto importante, che è l'ingegner Pontremoli, che vive però non a Varano, ma nell'altro paese importante della Valceno, a Bardi, quindi da un capo all'altro. Ingegner Pontremoli che è riuscito a dare un impulso importante all'importante fabbrica varanese, un impulso capace di affrontare le sfide dei nuovi decenni e capace di trovare finanziamenti per poter realizzare progetti così ambiziosi come quello che si sta realizzando in questi giorni in Valceno. Eccoci, siamo sempre nella zona di Felegara, alle mie spalle dovreste vedere, se non lo copro, il Monte Prinzera e il comune di Fornovo, il comune di cui parliamo nella prossima notizia, un comune che vede una frazione come quella di Ricò, per cui c'è rischio inondazione con le piogge che ultimamente da tanto non arrivano ma che sono arrivate nella notte scorsa, anche intense in alcuni posti. La preoccupazione che il rio di Ricò possa esondare c'è ed è forte, ma esistono già degli presidi che aiutano a salvare almeno le vite degli abitanti di questa zona. Stiamo percorrendo il rio Ricò, il rio che poi sfocia in Taro, proprio nei pressi dell'omonima frazione di Fornovo. Un rio che è potenzialmente pericoloso perché raccoglie l'acqua di due valli strette e profonde,
due valli che possono, in caso di bomba d'acqua, portare una grossa quantità di acqua e quindi creare un reale pericolo per le case nei pressi del rio. Se un tempo le case ragionavano anche su questa opportunità e quindi si preparavano a questo evento ed erano poste come quella che vedete dietro a questi alberi un po' in alto, come questa che si è protetta con un muro, invece vedete questa qui sopra alla riva che è esposta in altezza, una certa altezza rispetto al fondo del fiume, quindi per poter arrivare lì c'era davvero una grande quantità di acqua che difficilmente si raggiunge, a parte casi di eventi non eccezionali ma molto di più. Le case costruite negli anni seguenti, quelli più recenti, negli anni 70-80, sono state costruite proprio in ridosso del rio, ed è per questo che è stato attivato questo sistema di sorveglianza e di allerta, come avete visto da quella immagine appena passata, per allertare e chiamare a raccolta le persone nel caso di alluvione. Qua un'altra postazione di sicurezza con, come potete vedere, l'allarme con l'altoparlante e la modalità per trasmettere con l'antenna l'arrivo dell'alluvione anche a un'altra postazione. Qua vedete la strada passa sopra il rio e le case sono proprio a fianco, come vedete siamo a pochissimi metri o centimetri dal rio, quindi sicuramente in caso di precipitazioni atmosferiche importanti come le bombe d'acqua la possibilità di salvare tante case, tanti edifici è difficilmente realizzabile, peraltro alcune sono anche sotto al livello del fiume, ma sicuramente grazie agli interventi fatti con la collaborazione della Regione Emilia-Romagna si dovrebbe riuscire a evitare il peggio per le vite e per le persone che abitano in questa zona. Ecco qua la seconda postazione, quindi ci sono due altoparlanti, immaginiamo con una sirena che in caso di bisogno suonano e permettono alla gente di trarsi e di mettersi in salvo. Nei prossimi giorni faremo un pezzo sul funzionamento di questo sistema nella zona di Collecchio, in particolar modo di Ponte Scodogna, dove qualche anno fa sono morte anche delle persone in occasione di una devastante bomba d'acqua che ha sconvolto la valle dello Scodogna, valle peraltro diversa, nel senso più larga e diversamente strutturata rispetto a questa, quindi da un certo punto di vista meno pericolosa. Siamo sempre nel comune di Medesano, adesso ci troviamo a Sant'Andrea, dietro alle mie spalle la oramai ex famosa Spuma d'Oro o Fonti di Sant'Andrea, una fabbrica che ha dato da lavorare tantissime persone, ma la crisi e le scelte diverse degli imprenditori che non erano locali hanno spinto a chiuderla, quindi lasciando a casa tante persone e impoverendo questo territorio. Da qui passiamo un'altra notizia invece che può essere uno stimolo a creare impresa anche in territori dove difficilmente si crea, come le zone di montagna. Dall'amore per la montagna e dall'esperienza nel soccorso alpino nasce un'attività imprenditoriale che ha creato 8 posti di lavoro stabili e 20 stagionali nell'Appennino parmense. Questa è la storia di Alessandro Ruffi, nato sulle montagne reggiane, spostatosi poi in città per amore, ma che non è riuscito a resistere alla lontananza dalla sua montagna. Così si è inventato un lavoro a contatto con la montagna e che può dare opportunità ad altri montanari di vivere a casa loro. Vi raccontiamo la sua storia nella speranza che sia il suggerimento per qualcuno, ma non per troppi, per fare in modo che realtà come questa non entrino in una competizione che potrebbero farle morire tutte. E costruisci, oltre a gestire il parco avventura, sì, foresta avventura di Prato Spilla, costruisci anche le attrazioni. Esattamente, sì. Noi da quanto tempo? È da 14 anni che facciamo questo lavoro. Uh-huh. Abbiamo costruito parchi, circa una sessantina di parchi in tutta Italia. In più abbiamo costruito 2 parchi all'estero, il primo parco dell'Albania sopra Tirana, un altro parco avventura in Romania di cui siamo tra l'altro anche in parte proprietari,
Costi di gestione di una struttura di questo genere? Ma sono... i costi sono bassi, la gestione fortunatamente riusciamo a contenerla grazie ai progetti che facciamo, che sono studiati per ottimizzare il personale all'interno del bosco, quindi tutto l'andamento dei percorsi è fatto in modo che ci sia il meno personale possibile e tutto sia ottimizzato. E l'attrazione più famosa che hai fatto, qual è quella più interessante? Ma più forse il parco che lavora di più che abbiamo fatto è il parco di Roma, all'Euro, in centro a Roma. Ah. Quello è sicuramente il parco che... E l'attrazione più alta, più pericolosa, tra virgolette, perché di pericolo non c'è. Di pericoloso non c'è niente. Beh, forse in Albania abbiamo fatto un salto da 25 metri dall'albero legati a una sorta di elastico, un po' diverso da quello che si può immaginare come il bungee jumping, però molto simile. Ma è per quel che riguarda l'omologazione complicato, sì. Tutto il lavoro? No, noi come azienda diamo un pacchetto chiave in mano dove dentro c'è tutto, dai progetti alle certificazioni, i collaudi, la valutazione delle piante, la fornitura dei kit, delle imbragature, la formazione del personale e in più ovviamente tutta l'installazione e la fornitura del pacco 21. Ma perché hai visto che quello di Tabiano non sta funzionando, adesso è chiuso? Sì, quello di Tabiano tra l'altro non è un nostro cliente, non l'abbiamo costruito noi. Devo dire che sicuramente un parco come Tabiano, fosse stato il mio cliente, forse dall'inizio gli avrei consigliato di non costruirlo. Per dove? Per il posto in cui è. Certo, perché in una buca, in pianura, degli alberi che non sono tanto belli. Per un parco avventura la location è fondamentale. E quale deve essere una location? Una location giusta deve essere una location che ha un buon clima, magari in mezzo anche a una situazione già turistica, ok? Sicuramente un posto turistico in cui ci siano degli alberi, soprattutto tanti alberi, ok? Meglio se in un posto che non è troppo caldo, quindi sicuramente dalla prima collina in poi. E un posto che ha parcheggio, dove c'è possibilità di fare magari un piccolo bar, un chiosco, una situazione così che coordinata al parco avventura dia dei servizi come il bere, il mangiare, l'area picnic, perché no? Come potete notare siamo tornati in studio, il vento era diventato troppo forte, quindi diventava difficile continuare a fare le riprese per mettere il sentire la voce attraverso il microfono. Comunque vi lasciamo a qualche decina di secondi di pubblicità per tornare di nuovo con le notizie dal nostro Parmense. Il 70% dell'occupazione è al femminile. L'80% dei responsabili di settore è under 35. Servizi educativi, pulizie, servizi ambientali, progetti di assistenza, promozione turistica, progettazione europea. Consorzio Fantasia, un impegno condiviso per far crescere il territorio. La pianura padana è uno dei luoghi più inquinati d'Europa. Certo non si può lasciare il lavoro, ma almeno nei momenti liberi o nei weekend, perché non andare a prendere una boccata d'aria pulita sul nostro Appennino? Da qui l'idea di questo programma, che vi vuole dare suggerimenti per trovare la vostra casa in Appennino. Un territorio meraviglioso, raggiungibile in poche decine di minuti, in cui trascorrere piacevoli momenti per godere del verde, della fresca tranquillità e dell'aria pulita, ma anche un investimento per i momenti difficili. Questo vuol dire avere una casa in Appennino. Ma è soprattutto anche un modo per far vedere quanto sia bello l'Appennino a due passi da noi, una risorsa da valorizzare, di cui pochi conoscono la bellezza e di tanti pregi. Cerco casa in Appennino, lo trovate in coda al TG Parmense della domenica e sul sito www.cercocasinappennino.it. Se volete informazioni sul programma o sulle case, potete mandare un'email a info@cercocasinappennino.it oppure telefonare al 39 39 87 87 02.
Parliamo ancora di imprenditoria e imprenditoria nei territori montani. In questo caso parliamo di un mito che è stato sfatato. Spesso si pensa che la gestione di realtà anche in montagna da parte di grandi realtà cooperative, aziende, compagnie belle che hanno sede lontano da questo territorio possano essere una risorsa in più perché possono portare grandi investimenti. Così non è stato per la gestione del castello di Bardi. Abbiamo intervistato il presidente che ci ha raccontato che la passione di una piccola cooperativa che vive e che ama Bardi sta portando risultati migliori di una gestione precedente. Castello di Bardi è una importante risorsa per la Valcene e per i territori dell'Appennino Parmense. Siamo col presidente della cooperativa che dopo diversi anni ha ripreso in gestione territorialmente e localmente il Castello di Bardi, la cooperativa di Asprorosso, dopo diversi anni gestito da una cooperativa di fuori. Chiediamo come stanno andando le cose e vogliamo sapere da lui se i numeri confermano il fatto che una gestione locale non è di importanza e di rilievo inferiore rispetto a quello di una grande società che viene da fuori, insomma. Eh sì, noi siamo abbastanza contenti perché stiamo, dico purtroppo, risalendo un po' la china perché rispetto a 5 o 6 anni fa le presenze erano calate in modo drastico, periodo dal 2010 in poi. Noi abbiamo ripreso la gestione nel 2014. Rispetto a quegli anni lì abbastanza deludenti, siamo intorno alle 6-7 mila persone in più. Ecco. Quindi una gestione locale che è andata meglio rispetto a quella di una società di fuori molto grossa, forte e con denari, insomma, che poteva investire sul castello. Perché voi, secondo te, siete riusciti ad andare meglio di una potenza? Che logicamente chi è sul territorio, chi è sul pezzo tutti i giorni, è come quando uno ospita un ospite a casa propria, ecco, deve, come ho usato tante volte, coccolarlo, ecco, il visitatore. Perché è importante poi al turista dare anche un'offerta complessiva sui servizi e sull'intero territorio di quello che si può dare, ecco. Un castello che però mi sembra di capire, non da quello che hai detto, ma da quello che ho visto lungo il percorso, che per voi non è solamente profitto, ma anche amore e passione per il territorio. Potrebbe essere questo il di più che voi avete rispetto a una realtà di fuori, sebbene sia più forte, più grossa di voi? Sicuramente hai detto bene, cioè io lo dico sempre anche con i miei collaboratori, ma questo, come ho detto, in altri ambiti che va di fuori dal contesto del castello, perché io guardo un'ottica sempre di biglietto da visita territoriale, quindi il nostro biglietto da visita è mettere passione prima di tutto, poi naturalmente deve collimare anche tutti gli altri aspetti economici, di manutenzione, di accoglienza, però se mettiamo passione, volontà e principi nel fare le cose, cioè, poi vedo che il visitatore e i frequentatori di queste zone sono apprezzati e te lo riconoscono direttamente. Passiamo alla pagina del meteo. Per domani sono previste temperature tra i 15 e i 24 gradi nelle zone di Collecchio, Medesano e Fornovo, invece temperature tra i 9 e i 22 nelle zone invece più alte come Bardi, Varsi e Bore. Il tempo si sta risistemando, sereno, alcune nuvole potranno passare in serata nella giornata di domani, invece sole splendente per quel che riguarda la giornata di martedì. E con questo è tutto per questa sera. Vi ricordiamo che in seguito al nostro telegiornale, dopo la sigla, andrà in onda un pezzo di Circo Caso in Appennino e poi Videotaro, Radio Teleappennino, continuerà con la sua consueta programmazione domenicale. Quindi auguro a tutti una buona settimana che inizia e ci vediamo martedì sera. Thank you.
La casa che vi presentiamo si trova a 650 metri sul livello del mare, in un bellissimo contesto verde, panoramico ben esposto e soleggiato, a soli 5 km da Borgo Taro. In particolare si trova sul versante sud del Monte Santa Donna, il monte che sovrasta il capoluogo della Valtara. Sebbene indipendente, è inserita in un caratteristico borgo tipico dell'Appennino parmense. Questo permette di sentire il clima delle comunità appenniniche passate, fatte di vecchi sassi disposti per creare sapientemente spazi ed annessi necessari ad una vita contadina che doveva essere autosufficiente. Passaggi coperti per le abbondanti nevicate, antichi forni, fienili, stallette, granai e pollai caratterizzano questo antico borgo. La casa in pietra, libera su quattro lati, è stata ristrutturata nel 2007. Si trova in ottime condizioni ed ha una superficie di 180 metri quadrati distribuiti su due piani. Inoltre è parzialmente arredata. All'esterno si trova il cortile di 60 metri quadrati con giardino ben curato di 120 metri quadrati, entrambi recintati da cancello di ferro. Contiguo al giardino si trova un terreno di 4.400 metri quadrati con frutteto. Al cui interno sono presenti un forno a legna, una casetta in legno di 10 metri quadrati per ricovero attrezzi, il frutteto con orto e un prato semipianeggiante. Una siepe laterale alta 3 metri che la circonda garantisce privacy e tranquillità alla tenuta. Gli attuali proprietari di casa svolgono già ora un'attività di bed and breakfast e la casa è stata pensata, ristrutturata ed organizzata proprio per questo scopo. Per questo motivo al piano terra troviamo una caratteristica veranda con pavimentazione in pietra che conduce all'ampio open space vetrato che contiene cucina e sala da pranzo. Si passa quindi ad una comoda sala TV con camino ed infine ad una camera da letto matrimoniale. Sul mezzanino che collega il piano terra al primo piano troviamo un bagno. Al primo piano troviamo le due camere per gli ospiti del bed and breakfast, due camere con bagno dotate di tutti i comfort, compreso il riscaldamento autonomo. A circa 30 metri dall'abitazione è presente un rustico in pietra, ex stalla fienile, libero su due lati di 105 metri quadrati distribuiti su due piani. Rustico che può avere tre funzioni, o ristrutturato per ulteriore ospitalità, o per allevare animali, oppure per raccogliere i vostri prodotti dei campi. Completa la proprietà un terreno di più di 7 ettari, costituito da appezzamenti di terreni sparsi, in parte a prato, in parte a bosco. Insomma, questa offerta si caratterizza come una buona opportunità di integrazione al reddito, grazie all'attività di bed and breakfast già avviata, ma anche alla possibilità di coltivare campi, allevare animali e tagliare boschi. Per chi davvero ci sa fare, c'è davvero la possibilità di vivere di questo. Gli infissi interni con doppi vetri e le persiane esterne sono in PVC, le utenze sono a norma, il riscaldamento autonomo è a metano con termoconvettori. Sono presenti anche un camino e una stufa pellet. Il valore della casa si inserisce in una fascia di prezzo che va dai 300 ai 400 mila euro.